amici, vi ringrazio tutti qui presenti. Salve a tutti, io mi chiamo Calderone Rossella, in arte Roscal, e sono la figlia dello scrittore Henry von Bergeitz. Volevo fare una piccola premessa sia agli artisti che oggi sono stati così impegnati tra le varie vicissitudini, purtroppo, che ci sono state per problemi meteorologici, quindi abbiamo dovuto spostare tutto l'itinerario dall'anfiteatro qui alla sala consiliare. E volevo ringraziare innanzitutto anche il sindaco che ci ha patrocinato, le autorità che sono qui presenti, e doverosamente vi volevo parlare un po' anche per quale motivo è stato indetto questo concorso. Questo concorso è stato indetto innanzitutto per commemorare mio padre, lo scrittore Henry von Bergeitz, che è venuto a mancare il 7 di luglio del 2011. Il legame che mi legava non era solo composto a livello familiare, ma anche a livello artistico. Da lui ho potuto apprendere e avere una grandissima istruzione a livello sia poetico, letteraria che artistica, tanto che abbiamo avuto un bellissimo connubio sia artistico che letterario, perché mio padre ha edito il primo libro di racconti e gli altri libri editi di poesie sono stati da me illustrati. Quindi la produzione letteraria di mio padre rappresentava in modo realistico, nel suo lessico semplice e schietto, la realtà della nostra società, con le sue sfaccettature, molteplici sfaccettature. E spero che voi possiate condividere e continuare questo suo intento, perché lui non scriveva in modo criptico, ma scriveva in un modo leggibile a tutti, tanto che è stato apprezzato da molti lettori, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vorrei ringraziare ancora gli artisti che ci hanno dato onore, scendendo qui nel piccolo gioiello della Lucania, al Lugo del Monte, e ringraziare anche gli sponsor che ci hanno omaggiato con i premi che saranno consegnati ai vincitori. Adesso passo la parola al vicepresidente. Buonasera a tutti, mi scuso a nome dell'associazione per i contrattempi meteorologici, ciò che ci ha costretto a rivedere un po' tutto il percorso di questa sera. Quindi questo ci ha costretti a rincorrere gli eventi. Quindi chiedo di nuovo scusa e do il mio benvenuto a tutti i convenuti in questa sala consiliare. Sono il dottor Domenico Calderone, vicepresidente dell'Associazione Artistico-Letteraria Henry von Bergeitz, ma soprattutto fratello del poeta e scrittore scomparso due anni or sono. È con profonda emozione che mi trovo qui davanti a voi per parlare brevemente dell'opera letteraria di Angelo Calderone. Ed è una posizione privilegiata, la mia, avendo io vissuto molti anni accanto a lui, seguendo lo sviluppo evolutivo del suo pensiero. Lo ricordo ancora vividamente, quando a capo chino trascorrevo le sue lunghe giornate a leggere e rileggere ciò che scriveva, nascondendo i foglietti alla vista degli estranei per non svelare i suoi pensieri. Quando gli sorgeva qualche dubbio, gli veniva in soccorso il suo vecchio vocabolario ingiallito di Nicola Zingarelli, che custodiva come una reliquia sin dalla sua infanzia. Gli piaceva molto leggere romanzi del filone romantico e le poesie di Grazia Deledda o Giacomo Leopardi, a cui era devoto. Infatti, è a questi due giganti della poesia italiana che Angelo si è ispirato per le sue prime liriche raccolte nel volume intitolato L'Obiettivo, pubblicato dalla casa editrice Servizio di Bologna. Ma lui alla poesia affiancava volentieri la narrativa, scrivendo racconti per ragazzi, che però facevano bene anche agli adulti. E riusciva facile a inventarsi delle storie,
avendo avuto dalla natura una multiforme fantasia che gli consentiva di scrivere delle short stories accattivanti e significative. La mia breve esegesi finisce qui. Grazie a tutti per l'attenzione e l'ascolto. E adesso passo la parola al dottor Giovanni Russo, socio fondatore dell'Associazione Artistico Letterario Enzo Fondazione. Buon divertimento. Grazie, signore e signori. Io mi chiamo Giovanni Russo, non sono di Ruvo, sono di Venosa, quindi sono della zona. E io, come già mi ha presentato il professor Calderone, sono socio fondatore. Nonché membro di questa associazione che ha preso piede soltanto pochi mesi fa. Io devo dire che ho conosciuto casualmente l'opera di questo autore e devo dire che me ne sono innamorato subito, perché lo stile unico, privilegiato, anche in un certo senso inusuale rispetto ad altri artisti che io ho conosciuto. La cosa che mi ha colpito di più è che lui è stato capace di andare subito di in un certo senso di usare un linguaggio che è del tutto facile da comprendere, non è sofisticato. Devo dire che certo mai mi sarei immaginato di un giorno di fare parte di un'associazione di questo livello, un'associazione artistico-letteraria. Io spero che questa iniziativa possa fin da oggi avere il successo che merita e nel futuro possiamo avere occasione di ripetere queste iniziative culturali. Quanto detto alla location, purtroppo è già stato ampiamente detto dai miei compagni qui dell'associazione, che abbiamo dovuto spostare per cause meteorologiche questo evento. Che devo dire? Che altro aggiungere? Io insieme a tutti i miei soci abbiamo fatto quello che abbiamo praticato ogni sforzo affinché questo evento potesse riuscire nel migliore dei modi. Vi auguro che vi divertiate e che siate soddisfatti di questa serata. Grazie e buonasera. Quando Rossella con la signora Calderone mi hanno prospettato questa iniziativa, sono rimasto un pochino, come dire, coinvolto, perché nel nostro periodo che viviamo, nella nostra comunità, dobbiamo essere sinceri, si fa poco sulla cultura, dovremmo fare tanto, perché la cultura ci forma, ci fa crescere e trasmette tanti tanti valori, valori che noi in questa piccola comunità abbiamo bisogno. Poi soprattutto il fatto di conoscere un artista, consentimi il termine, locale, mi ha entusiasmato, mi ha trasmesso un entusiasmo maggiore. Ecco perché ho subito aderito come amministrazione a questa bellissima iniziativa. Si è posto poi il problema di individuare il luogo. Insieme a Rossella e la signora Calderone avevamo pensato al bellissimo anfiteatro, che è una bellissima opera. Il Signore forse ci ha dato un contributo, Rossella, perché al seme che abbiamo messo oggi ci ha dato un po' di acqua, quindi vuol dire che questa iniziativa crescerà, si svilupperà e sarà sempre sempre data nel meglio. Ecco, questo io quindi auguro che sia il contributo e il segnale che il Signore ci ha dato. Voglio ringraziare tutti gli artisti, gli autori, e in modo particolare un artista che è Del Ferro, ha realizzato delle bellissime opere in ferro. Poverino, guardate, sono delle bellissime opere che io ho potuto vedere e valutare il pregio. Mi dispiace che queste opere non sono state potute valutare anche da voi, però mi auguro che in futuro Rossella li riporteremo. Voglio dare un ringraziamento a tutti gli autori, gli artisti dei diversi settori, che non è facile venire qui a esporre, ad essere sottoposti a delle critiche, a dei giudizi, però hanno una forte, forte capacità, una forte, forte volontà che
che noi tutti col vostro applauso dobbiamo sostenere. Grazie. Passiamo la parola al nostro moderatore. Vi ringrazio di nuovo dell'attenzione che state prestando a questo evento. Vi vorrei leggere il verbale della giuria. Dopo un esame attento ed oculato, la giuria del primo concorso artistico letterario Engel von Bernay, chiamata ad esprimere un giudizio di merito sulle tante opere pervenute da tutta l'Italia, nel rilevare l'ottimo livello qualitativo delle poesie, dei racconti, delle opere pittoriche, ha così deliberato. Per il libro Edio di poesie, secondo posto, Mauro Montachiesi, Sacra Lax, edizioni Convivio. Per la poesia Papà. Non è presente? Non presente. No, non presente. Non presente. Primo posto, sempre per il libro Edio di poesie, Anna Rita Bianconi, Partenze, edizioni Carello. Per la poesia Sogni d'autunno, con la seguente motivazione. In Sogni d'autunno, la poetessa Anna Rita Bianconi svolge una serie di similitudini e metafore che bene assimilano la stagione autunnale ad uno stadio della vita umana oltre la piena maturità. Quando il nido rimasto vuoto dai figli che sono andati via, lascia spazio ad un amore rinnovato, meno frenetico, ma capace di far sognare sino al mattino, quando cade l'angoscia della notte. Adesso seguirà la lettura della poesia. L'etera rossa dell'autunno si aggrappa al muro come un amante. La vita gialla e bruna offre al passante gli ultimi rari grappoli di sole. E io così con te, le stanze vuote dei figli già cresciuti danno spazio al nostro amore che non ha bisogno di frenetici abbracci, ma di sogni che arrivano al mattino quando cade l'angoscia della notte. Passiamo alle poesie inedite. Allora, per la poesia inedita, il premio di merito va a Teresa Spera per la poesia Il volo. Teresa Spera è una nostra concittadina. In volo, vorrei librarmi in volo, come un'aquila, come un gabbiano, libera e leggera, volteggiare, sospesa tra cielo e terra. Vivere così, di dolci chiarori d'albe ed intensi tramonti, lo sguardo col mare di immense distese verdi e bianche alture innevate, di roventi sabbie marine e azzurre acque sfiorare, ebra di voli di canti, poi, a sera, la testa china tra l'ali, aspettare l'alba di un nuovo domani per tornare ancora nell'infinito a volare. Scusatemi se intervengo. Ecco perché so bene questa iniziativa. Io Teresa la conoscevo come pittrice, ha fatto dei quadri, io sono un amante del suo tipo di ma come poetessa. Queste occasioni mettono fuori dei talenti, combinando poesia. Sempre per la poesia inedita, il premio d'onore va ad Andreina Tedesca per la poesia L'ultimo sogno. Allora proseguiamo per la poesia inedita. Il premio speciale della poesia è andato a Marina Lorena per la poesia Silenzio, con la seguente motivazione. Nella lirica Silenzio, Marina Lorena sembra dare sfogo alle sue sensazioni più autentiche, pregna di dolore per gli esiti di un'indifferenza sempre più generalizzata che caratterizza la cosiddetta società dei consumi. I versi della Lore sono semplici, non artefatti, referenti tuttavia di una realtà effettuale, poco attenta ai bisogni di chi chiede aiuto, purtroppo in vano. Legge la poesia la stessa poetessa.
L'inverno dei miei pensieri mi accompagna. Risuona stridulo il suono dei miei perché, caduti a pezzi in questo buco nero che di me ha cancellato il nome. Fedele amico, intirizzito al gelo del mio cuore, lontane sono ormai le tue parole, cigolano sulla bocca incespicando, precipitando in un insensato dove, e sono ancora sola ad ascoltare il clic-clac cristallino dei miei occhi vuoti che indagano un cielo livido di uragani mai piovuti, di parole appese e sorrisi morti appena nati. Sola mi perdo in un orizzonte cieco, con il ventre strappato da un dolore sordo, nella città invisibile nella quale mi hai reclusa. Sempre per la poesia inedita, terzo premio ex aequo a Maria Rosa Aglieri per la poesia indescrivibile istante e a Matilde Marcuzzo per la lirica Infinito Lui. Adesso la poetessa Maria Rosa Aglieri declamerà alcune sue poesie insieme ad alcuni engelfonari. Se mi permette il vicepresidente, vorrei fare un omaggio al protagonista di questa manifestazione, leggendo prima della mia, che sono nessuno, una poesia che... Il microfono è andato. Una poesia che mi sembra molto bella, universale, perché parla di amore e soprattutto diciamo che la vogliamo dedicare alla signora che le è stata accanto per tanti anni e per tanto tempo. Per amore, una lacrima di cera per alimentare una fiammella, una lacrima di sangue per donare la vita a un uomo, una lacrima di pianto che sgorga dagli occhi quale espressione fisica e morale, una lacrima di pioggia per dare vita a un fiore, per poi donarlo a te cara con una carezza e un bacio a suggellare un patto d'amore. Ho l'onore di premiare. Le chiedo un bacio. Subito, dai, che c'è il microfono. Mi sento uno schiocco. Allora, adesso mi cimento nella mia, che è Indescrivibili istanti. Come rivoli cristallini scorrono lenti i miei pensieri, lambiscono, gorgogliando le verdi sponde della speranza, e in un tempestio di sentimenti mi riportano ricordi lontani. Scendo a valle, percorrendo il certoloso sentiero della vita, cammino a fatica, fustigata dalle spine delle ferme attese. Rivolgo lo sguardo al mio destino e vedo te, dolcemente assopito sulla porta del mio cuore. Anche il cielo sembra dormiente, in quell'evanescente azzurro dove ancora brillano pallide, tremolanti stelle ormai esauste, un po' come le mie vane attese o le promesse a mezza voce. Ma ecco, più là, oltre il confine della sana ragione, diradare il cielo strato di malinconia, il transitare di nuvolaglie di desideri sospinte dal vento caldo dell'amore, che impetuoso mi conducono a te, indescrivibile. Quell'istante arriva sopra di me come un fulmine, denso di fulminante passione, così come un temporale estivo, inaspettato, breve, impetuoso e distruttivo, ma meravigliosamente intenso. Premiandola la seconda in classifica. Dunque, il secondo premio è stato attribuito ad Amelia Squillace per la poesia La Fondolina. L'autrice la leggerà insieme alla poesia Se di Engel Thorndike. Auguri.
Questo è un grandissimo onore perché cercherò di leggere una poesia scritta dal grandissimo Angel Warren Beijing. Grazie. Se è vero che una goccia può perforare una roccia, se un semplice granello di sabbia può fermare un ingranaggio, se gli uomini si parlassero da pari a pari, da fratelli, senza badare alla razza o alla religione, adottando l'uguaglianza e adoperandosi per la pace, di sicuro non vi sarebbero né guerre né stragi. Se le armi fossero trasformate in aratri per produrre dei beni comuni, tutti sarebbero felici e orgoglioso si sentirebbe ognuno. Allora, questa poesia è nata perché una mia nipote prematuramente di 17 anni ha avuto un incidente e io l'ho dedicata a lei. Allora, la fogliolina. Quest'anno l'estate si allontana, lasciando posto all'autunno vicino. Gli alberi indeboliti non trattengono le foglie ingiallite e cadono a 10, a 100, sul suolo è un tormento. D'un tratto sento un lamento, si tratta di una fogliolina. Aiuto, non voglio cadere, ho visto solo l'infanzia. Il ramo trattiene la foglia, ma poi il vento soffiando aspetta che cade, che segua le amiche sul suolo molle. Ecco però, si accorta di me e mi sussurra, trattienimi almeno tu, aiutami a non farmi cadere, ti prego, non voglio morire. Poi il vento la stacca e muore seguendo le amiche. E penso alla mia Giovannella, un destino come la fogliolina, così camminando indebolita, mi cadono a 10 a 100 le lacrime sul suolo molle. Ma sono solo lacrime d'autunno. Grazie. Il primo premio per la poesia inedita va a Gastone Cappellori per la composizione Principessa Itinerante con la seguente motivazione. In Principessa Itinerante il poeta Gastone Cappellori, usando un linguaggio ermetico quasi criptico, sembra anelare ad un amore proibito, sfuggente, forse impossibile da raggiungere, ma di cui lui non ha ancora perduto ogni speranza. Adesso la segretaria del premio letterario, invece di questa poesia vincente, ne leggerà un'altra a suo piacere, in sostituzione dell'autore. Scusate se in combinazione mi emoziono, perché questo poeta mi ha dato una responsabilità un po' pesante per me. Perdutamente mi sono innamorato di tempo che mai arriverà, perché è troppo impegnato nel preoccuparsi dei suoi minuti, delle sue giornate, inutilmente bussando alle sue ansie, con i suoi suoni dell'aria, aprendogli le persiane dei pensieri. E lui, con temperata agitazione, si è negato, sbiadendo nel letto di cuor mio. Adesso la poetessa Maria Rosa Allieri farà un fuori programma per la segretaria del concorso. Incontro. La prima volta che ti ho visto, cara, eri là con i capelli al vento, lo stesso vento che accarezzava le messi bionde, da far sembrare onde spumeggianti che si dileguavano all'orizzonte. Tu eri là nascosta, eri là ad aspettare sotto i cocenti raggi del sole, quel sole che senza pietà aveva scottato il tuo corpo, inaridendoti le labbra, le quali aspettavano di essere inumidite. I tuoi occhi invece sembravano due stelle scintillanti e in un cielo sereno di una notte d'estate. Io ti osservavo senza fiatare, senza che tu t'accorgessi. Poi ad un tratto, ecco, per miracolo i nostri sguardi si incontrarono
I nostri occhi si capirono, i nostri cuori cominciarono a battere freneticamente, i nostri corpi si avvinghiarono formandone uno soltanto. Tanto tempo è passato ormai da quell'indimenticabile giorno e tanti anni sono trascorsi. I tuoi capelli sono bianchi e il tuo viso è scavato dalle rughe, mentre i tuoi occhi languidi hanno perduto il loro splendore a causa dei pensieri e dei dolori che mi affliggono. Ma tutto questo per me non conta. Per me, oggi come allora, sei rimasta la regina del mio cuore. Grazie. Bravo. La parola a un collega del dottor Giovanni Russo per la parte narrativa, perché questo premio è articolato in più sezioni, quindi poesia edita, poesia inedita, sarà saggistica e poi c'è la gara di pittura che premieremo in ultima. Quindi ancora un po' di pazienza a tutti gli astanti, grazie. Grazie professore. Dunque, abbiamo la sezione racconti e saggi inediti. Terzo premio a Sergio Bianchi per il racconto La catenina d'oro teutonica. Non è presente, va bene. Secondo premio ad Amelia Squillace per il racconto L'acqua colorata. Grazie, brava Amelia. Il premio viene assegnato a Candido Bottin per il racconto Liberazione. A ogni modo vi leggo la motivazione. Nel racconto Liberazione, Candido Bottin sembra vestire i panni dell'inviato di guerra e dello storico per raccontarci con dovizia di particolari una folle giornata di guerra. Lo fa lasciando la parola al suo personaggio Mario, già combattente della prima guerra mondiale del 915-18, il quale è scettico alla notizia dell'avvenuta liberazione dall'occupazione tedesca del 1943. È una sensazione che Mario esterna a Giacomino, che è vissuto alcuni mesi con i partigiani a Cuneo. Da lì ne nasce un dialogo serrato che vivacizza il ricanto del racconto, descrivendone l'assurdità, la futilità e la stupidità delle guerre, altro che guerre necessarie e intelligenti. Io adesso vorrei leggervi un breve frammento, uno straccio del racconto di questo autore. Spero che l'autore non me ne voglia se non userò lo medesimo trasporto con il quale lui farebbe una certa lettura. Mario si alzò presto quella mattina, indossò velocemente i calzoni, la camicia e la giacca e passò dalla cucina, dove prese una fetta di pane dalla credenza e poi uscì fuori. Il sole doveva ancora sorgere e allora attraversò in fretta il cortile e si inoltrò nel prato che c'era di fronte alla casa, fermandosi proprio sotto il grande noce che delimitava la sua proprietà. Poi si guardò intorno. Il cielo in alto era limpido e l'aria era frizzante. A est, verso il paese, i primi baglioni del giorno si intravedevano emergere dalla foschia. Grazie. Allora, poetessa Maria Rosa Gambiero può intervenire per darci un'altra performance. Grazie. Allora, io direi una cosa, che questa è l'ultima, abbiamo deciso io e Rossella di metterla per ultimo perché è un discorso universale, un discorso che lui ha fatto con lui, se stesso e in teoria voglio dire quello che ha creato, no? E quindi è, diciamo, un lascito che si deve sentire dentro, che lo dobbiamo sentire anche noi. Il titolo è Richiesta. O stella lucente che brilli nel firmamento, dimmi, qual è il mio destino? Il tuo destino è segnato, io lo conosco, ma anche se volessi svelartelo non posso. Non posso tradire il mio creatore, con lui che in me ha risposto fiducia e amore. Adesso, col permesso di tutti quanti, gli autori, la giuria, eccetera,
Vorrei fare un piccolo omaggio, vi chiedo scusa se entra in ballo mio marito, ma siccome non mi ha potuto accompagnare, voglio fargli vedere che insomma è presente anche lui. Sì, vi piace l'idea? Sì? Okay. Allora, il titolo è Il fragrante esalare dei tigli. Il tempo è mai tiranno, passa veloce e senza sosta. Posso chiudere gli occhi e respirare a pieni polmoni la dolcezza fragrante dei tigli. È il profumo della mia gioventù, che di anno in anno compie il prodigioso miracolo. Rivedo il nostro viale, il rumore dei passi sui ciottoli. Sento ancora la folata di vento amico scivolare discreto fra i capelli e morbido conquistarmi il viso. Mi aggredisce così una ventata di nuove sensazioni e un refolo di antichi ricordi. Mi rivedo giovinetta in un turbine di emozioni tipiche della mia verde età. Ritrovo te che mi sei passato accanto con la passione e l'intensità di un temporale estivo, seduto là ad attendermi sulla panchina che ancora trattiene il profumo delle nostre verdi primavere. Ricordi? Ti facesti timido incontro e con voce roca mi dicesti: piacere Rosa, ed io lieto di conoscerti Giovanni. Ricordo con dolce infinita emozione il tatto vellutato delle tue dita sfiorare la mia mano e poi il tremito di quell'abbraccio dove senza malizia sfiorassi sensualmente la morbidità del mio seno acerbo. Deglutì e ancora oggi respiro il suo adente esalare dei tigli. Tremai, no, tremo ancora oggi e l'emozione mi blocca la gola. Forse è quella sana timidezza che nella vita ricerco ancora. Io voglio ringraziare diciamo tutti quanti e devo dire sinceramente ho aderito a questo premio proprio perché praticamente ho capito che Rossella, la signora, il fratello, diciamo tutta questa associazione è stata fatta con tanto amore e quando c'è di mezzo l'amore io cammino. Grazie. Prima di passare a premiare i pittori, la signora Andrina Tereste ci ha ripensato e vorrebbe fosse letta la sua lirica. La leggerà la presidentessa del premio. L'ultimo saluto. Per questa strada camminerò sola, perché tu sei lontano. L'ultimo saluto, l'ultimo tuo respiro, voglia su di me, per questa vita che mi manca. Veglia su di me, nei giorni che verranno. Fatti sentire come pioggia, fatti sentire come profumo. Non lasciarmi senza ombra, non lasciarmi senza ricordi. Non lasciar, colma questo dolore, fai sentire la tua presenza, colma la tua assenza. Ed ora ci arriviamo alla conclusione premiando la sezione pittura. Passo la parola al dottor Russo. Dunque, sezione pittura. Assegniamo il terzo premio al signor Michele Di Pietro di Rione Le Vulture. Secondo premio viene assegnato ex equo a Raffaele Fizzarotti di Napoli e Teresa Spera di Ruvo del Monte per Paesaggio Marino. Thank you.
la sezione grafica. Primo posto assegnato Giorgio Veratti di Castellararo, provincia di Reggio Emilia. Castellararo, provincia Reggio Emilia. Per l'opera Scorci Marini. Non c'è. E infine, pittura junior, primo premio a Gennaro Masucci di Bologna. Di te il premio, se non era il premio, scusate il bisticcio un po'. Quindi ci sarà la consegna dei premi alle autorità e dei diplomi ai concorrenti. Il primo diploma da consegnare è Amelia Squillace, per la poesia inedita. Che purtroppo abbiamo avuto dei piccoli problemi, come abbiamo detto, per motivi meteorologici, e che ho potuto verificare con grande gioia la professionalità che ha avuto il nostro sindaco nel rimediare immediatamente a un'altra locazione per la manifestazione. Quindi, onorati tutti gli associati, le diamo il nostro premio. Coloro che ci aiutano, ci sostengono e ci difendono. Quindi il premio anche per questa, per il motivo dell'associazione, va anche al maresciallo qui presente. Tutti i premi, possiamo concludere questa piacevole manifestazione. Ci dispiace ancora una volta per non aver potuto svolgere l'ultimo anfiteatro
che fosse uno dei pochi gioielli che sono rimasti in questo paese. Va bene, sarà per la prossima volta, sperando che il tempo sia più clemente e ci consentirà di fare il pieno, perché l'aula consiliare sì, è una cosa buona, però è troppo angusto per questo tipo di manifestazione che un po' ha limitato il campo d'azione. Comunque, meglio questo che niente. Grazie a tutti e buonasera. Allora, la nostra attrice bellissima, simpaticissima, Aieri Maria Rosa, ci vuole allietare alla fine della premiazione con una piccola chicca, cioè una sua poesia, per mantenersi, come si suol dire, in allegria. La manifestazione è stata molto bella, tutti quanti molto bravi. Io sono quella che prende sempre più posto perché così sono anche un po' invadente, veramente. Però avevo preparato questo piccolo pensiero, infatti è intitolato, scusate ma io non ce vedo, era intitolato Un dolce pensiero, ho detto così magari ci lasciamo tutti in allegria, no? Giusto? Ok, allora, un dolce pensiero è come un bimbo spensierato, sorride sempre, sorride a tutti, soavemente, è stravagante, imprevedibile, a volte anche incosciente, ma cattivante, conquista la gente. Spesso è burlone, gioca in piattino, nascondendosi dietro i problemi del mattino. Poi entra prepotente nel libro della vita, ne sfoglia le pagine ad una, corregge le nere tristezze e con il rosso inchiostro delle tenerezze. Strappa le pagine nere dell'umide solitudine, poi fermamente scaccia i pensieri più neri dal cuore e dalla mente, facendoti vivere allegramente. E con questo ringrazio anch'io il signor sindaco che mi ha voluto premiare lui. Grazie. Due parole: ringraziare tutti i poeti che hanno partecipato al nostro concorso, i pittori che sono bravissimi con le sue opere, e oltre mi dispiace quel scultore che purtroppo è andato via, che erano delle cose ancora carine, e mi piacerebbe rincontrarvi nel prossimo concorso letterario, tutti quanti.